Ciao Benedetta, un gol importante, un bel gol. Ci si aspettava forse che poteste rischiare qualcosa o soffrire un po' di più dopo gli sforzi europei. Non avete sofferto più di tanto. Ma è stata comunque una partita difficile, cioè cerchiamo di affrontare tutte le partite allo stesso modo e entrare sempre con l'atteggiamento giusto, con la voglia sempre di far bene. Non è semplice, ma comunque cerchiamo di farlo. Tu eri tra le meno usurate, dalle più fresche dopo questa settimana, sentivi un po' di responsabilità in più? Ma sinceramente credo che siamo tutte importanti in questo gruppo, quindi la responsabilità è da parte di tutte, chi entra dopo, chi entra a parte titolare, una settimana prima, una settimana dopo partita, non c'è differenza. Senti, ormai siete abituate, però giocare davanti a questo pubblico? Abituate, diciamo che è un parolone, perché è davvero sempre un'emozione unica, sono parole abbastanza che sembrano scontate, ma non lo sono, perché ci seguono davvero anche in trasferta, ci hanno seguito dappertutto e in casa è davvero bellissimo. Benny, com'è stato ritornare al Tre Fontane in casa dopo l'esperienza con le maiuscola del Camp Nou, di Champions League? Al di là dell'accoglienza dei tifosi, quanto sarà importante anche l'esperienza che avete accumulato in Champions League contro il Barcellona per affrontare queste ultime gare, saranno importanti comunque? Contro il Barcellona è stata davvero un'esperienza unica, come hai detto, e bellissima. Abbiamo cercato di portarci a casa tutto il bello, abbiamo giocato contro una delle squadre più forti e cerchiamo comunque di prendere esperienza da loro, vedere le cose positive che hanno, ad esempio il palleggio, la fame, l'atteggiamento in ogni minuto della partita, e ci portiamo a casa davvero un'esperienza che ci ha dato tanto. Grazie. Ben, hai giocato un tempo a destra e un tempo a sinistra. Un messaggio al mister: quale zona preferisci del campo di gioco? Ho giocato principalmente a destra, quindi diciamo che mi trovo di più a destra, però è uguale. Grazie. Grazie. Grazie.